sono Sonic. Salute ragazzi, mi dico, sono Viri, io sono Lamber e oggi siamo qui sul mio desktop. E perché, vi chiederete? Beh, se guardiamo bene sul mio desktop, qui c'è un gioco, Sonic. Ma non è il normale Sonic. Sonic.exe. Questo è un periodo in cui non ci sono tanti giochi da portare, quindi ho seguito un vostro consiglio e sto portando Sonic.exe. Se avete altri giochi e mi volete consigliare, andate subito qui sotto nei commenti e ditemi: oh, c'è sto gioco figo, portalo immediatamente. E adesso, perché non ho iniziato direttamente dal menu principale? Beh, perché so che Sonic.exe potrebbe far casino col computer e quindi ho anche deciso di registrare l'apertura. E tipo qui da una settimana che aspetta di essere aperto, vediamo che cosa succederà. Minecraft Defender, per favore, dimmi che non mi state per hackerare. Mi potrei arrabbiare alquanto. Sì, e quindi seguiamo comunque. Allora, vediamo cosa c'è già che non va. Il copyright è 666. Ok, non è buono. Iniziamo con Tails. Ok, tranquillo, però tranquillo. Non succede nulla. Ancora non c'è nulla di male. Sono nella hill. Non è Green Hill. Sono soltanto le colline. Le colline hanno gli occhi. Che bella la canzone che va lì indietro. Sono in mezzo alle hills, dove potrei andare a sinistra, ma c'è un muro. Che in realtà è strano, ma forse il gioco per ora vuole farmi andare verso destra. Vediamo cosa succede. Probabilmente ci sono segreti in sto gioco. So che ci dovrebbero essere vari finali, quindi vediamo. Magari le riesco a trovare qualcosa. Devo fare probabilmente cose che il gioco non si aspetterebbe. Ma dato che su quel gameplay iniziale, vediamo che cosa succede se seguiamo quello che ci vuole far fare il gioco. Tipo continuare ad andare a destra all'infinito. Tra l'altro abbiamo zero anelli e sappiamo cosa significa in Sonic avere zero anelli, che se ti toccano sei morto. Oh, ma che... Oddio, stavo camminando tutto tranquillo, ma nemmeno avevo notato che qui c'è costui. Tails è schifato proprio. No, sta piangendo. No. Che tristezza. Vediamo, era l'unico qualcuno... Malintenzionato con un'auto ha investito il povero coniglio. Credo che fosse un coniglio. Non ti fermare, questo luogo è maledetto. Oh no, oh oh no, no. Vai Tails, rimani una palla così vedi il meno possibile. No, no. Ho capito perché non sono più le green hills. C'è il rosso che le rende soltanto hills. Tipo tavola cromatica, no? Ma che è successo per di qua? Chi era l'autix sbadato che ha ucciso chiunque? Oh, sono finiti, non ce ne sono più, dai Tails. Vedi, adesso non c'è più nessuno. Continuiamo, proseguiamo. Dobbiamo trovare aiuto, una collina. Avranno gli occhi queste colline. Oh, porca vacca, Sonic, aiuto. Come, stiamo correndo, non posso correre via. No, sono lentissimo ad avvicinarmi a Sonic. Mi sta portando via, però lo devo raggiungere, gli devo dire: oh zii, qualcuno qui ha fatto un macello. Sarà sicuramente stato il dottor Eggman, non è vero? Oh porco, ciao, vuoi giocare un gioco con me? No, che sei Soumo, sei Sou, no, nessun gioco con te. Nascondino? Ma dove mi nascondo? Oh porco due, mi chiede aiuto il signor. Ah, mi dice di andare verso destra, ok. È andato tutto a fuoco, vedete, sono veramente le Red Hills queste qui. Ah, sta andando da solo adesso, vai, corri fortissimo. Ok, tempo scaduto? Mi posso nascondere qui? Pronto oppure no? Ecco che arrivo! No, Sonic, no! Sono tuo amico, sono Alan! No, Sonic, che non mi toccare il culo! Ma piatto la gamba! Vabbè, lui vola, Tails, no? Usa quelle tue code di me. Oh, porco due, Sonic! Vabbè, Rip Tails. È stato bello finché è durato. Ah, così lento, vuoi riprovare? Posso? Ma non con Tails, guarda che cosa gli ha fatto! Però adesso posso provare con Knuckles. Dai, che lui mena, deve vincere, lui mena di botte, porco due. Non puoi correre. Grazie. Vediamo, ci guardiamo in giro, non si capisce una ciola, è buissimo. Oh, ci sono i fulmini che ogni tanto illuminano fortissimo. Sono nella zona meccanica, c'era sta zona anche nel gioco normale. Adesso sono Kitty e chissà che senso hanno i nomi, prima eravamo Alan. Oh, corri Knuckles. È tutto a posto Knuckles. Corri Knuckles, no, ti ho trovato. Comincia dallo schermo e mi ammazza. No, che devo fare? Ah, posso tirare i pugnazzi. Vieni qua, me l'ho detto. Torna qui. No, non prenderti il gioco di me. Ti sto picchiando fortissimo. No. Che, però, Knuckles, ti fai sconfiggere da un calcio. Dannazione. E che gli sta a fare, Knuckles? Let's go, dottor Eggman. Sono sicuro che tu riuscirai a vincere. Punto. Perché c'è questa canzone strana? Perché sono nella pizzeria di Final Fantasy? Io ho iniziato il video non dicendovi che... Vabbè, conosco Sonic.exe, però... È successo tutto così tanto tempo fa, ero ancora...
nelle palle di mio padre. No, no, non così tanto presto. E tra l'altro il gioco era diverso, credo, perché questa qui dovrebbe essere tipo una sorta di rework. E poi Dottor Eggman non può nemmeno diventare una palla. Vabbè, che già lo è, però. Oh, scalinate. Tipo c'è Spider-Man 3 che c'ha Venom. Sonic 3 dovrà avere Sonic.exe, per forza, ragazzi. E saltella leggiadro, proprio come una principessa. E perché è diventato tutto di sto colore? Eggman, tu non mi dici niente, vero? No, lui proprio nemmeno mi guarda, lui corre e basta. Di nuovo delle scale, forza, riprendiamo a saltellare. Ed è pure finita la musica. Oh, vabbè, sono arrivato, ecco che diventa tutto più scuro. E non posso nemmeno più saltare. Non sono più leggero come una farfalla. Oh, porco due. E la madonna! Ma è diventato Pac-Man, ha copiato personaggio. Game over. E sono tutti morti, vabbè. Ciao, broda! Mi osservi, sì, io sono pronto a menarti, non sono una pussy come Knuckles che si fa buttare giù da un pugno, Pezzo di me. Che vuoi? Ha avuto paura. Hai paura, vero? Ti sto per picchiare. Ci siamo osservati un pochettino. Per di là? Io sono... Ah, tu sei... Dio. Che brutto. Zio, mi sa che... Non vorrei dire, ma secondo me è soltanto un po' di mania di protagonismo. Keep this interesting for me. Ma ha lasciato... Ma... Oh! Che sto PNG sullo schermo? Oh! Accetterei la mia venuta, nuovo amico? Sono i crediti, ma mi hai lasciato sta merda sullo schermo! Gestione attività, ragazzi. Chiudo tutto quello che non ci dovrebbe essere, ovvero... Questo... Sì, come dice mia nonna, ingegnere da computer. Allora, provo ad aprire di nuovo il gioco. Dovrei... Non so se sia cambiato qualcosa, ma in teoria dovrebbe esserci un altro finale. Quindi vediamo se lo riesco a trovare con le mie sole forze. Uè, Sonic. Vediamo, avevamo visto quella roba là a sinistra. Vediamo, magari saltando e facendo... Vedete? Meno male che sono un esperto di Sonic e so che le palle distruggono tutto. Let's go, Tails! Siamo in una nuova zona. Quindi ci sarà qualcosa di segreto anche per Knuckles. Dove ti stai dirigendo? Boh, amico mio, non so, è tutto un mistero per me. Torna indietro? Non credo che lo farò. Comunque, succederà qualcosa del genere anche per Knuckles e Dottor Eggman, probabilmente. Vediamo che cos'è questo livello. Sembra tipo essere in inferno. Capiamo? Prova a scendere, prova a vedere dove, che luogo raggiungo. Oddio, è diventato un platform, Dio mio, veramente Sonic sto giocando adesso. Ecco che si fa difficile da avere timing qui. Timing. No! Non si imbroglia! Sono caduto e non volevo imbrogliare. No, nascondino, no! Ho sbagliato. Ce l'ho fatta. Ok. Dai, adesso speriamo che non ci siano troppi parkour, perché altrimenti è veramente un casino. Prendiamo la rincorsa, via. E ci siamo. No! 1, 2, 3. Sono già finiti, vaffanmo. Non sono mai arrivato fin qui. Perché la banana è al posto dei piedi? Ok. Per favore, non farmela troppo complicata. Via. Ah, ok, devo cadere. Dai. Non sono mai andato così avanti, Tails. Mi raccomando, se mi fai l'incesso io ti trovo e ti faccio cose peggiori di quello che ti ha fatto Sonic. E qui devo andare... YOLO. Oh, ma sei un bastardo! Ari, eccomi. Stavolta so che non c'è bisogno di saltare, quindi scendo e basta. Ti odio, veramente. Oh, e qui c'è Ok, questo. Una piattaforma, saliamoci. Scendiamo da qui. No. No, ok, dai, sembra essere facile. Come quello iniziale. Ah, ce l'ho fatta. No! Pazzo. No. Ah! È per questo che non giocherò mai un Rage Game sul canale. Adesso. Vai di mega corsa. Ok, ce l'ho fatta. C'era un pavimento qui sotto, no? Giusto? Ok! C'era un altro di sti cosi. Prendiamolo su. Scendiamo qui. Ti prego, niente più parkour. Niente più robe che mi fregano all'ultimo. Ti prego, vado pian piano, anzi, così da evitare sti problemoni. Sono stato investito. Lo zolfo chiama il tuo nome? Di nuovo Eden Seek, no!
Ma quindi a che cosa è servito tutto questo? A che cosa è servito, Tails? Dimmelo! Dimmelo, Tails! No! Non è cambiato assolutamente nulla. Adesso mi dispiace per Tails e non gioco più con te. Seguiamo la stessa regola di prima. Invece di andare a destra andiamo a sinistra. Vediamo che succede. Guarda come vado via. Subito a sinistra. Vediamo cosa succede. Oddio. Mi sono spaventato del fulmine come se non ce ne fossero 20.000. No, Knuckles, è caduto tutto. Che sta succedendo adesso? Pronto. 0000000 che in codice binario significa... Allora, sembra che sono finito in una zona completamente arrugginita, quindi stai cercando di pensare fuori dalla scatola, fuori dagli schemi. Oh, ci provo, devo fare un video, zi. Mi sta parlando, Knuckles è il pericolo. Mi rendi felice, nuovo amico. Mamma mia, io ti vorrei tirare due schiaffi. Ma presto il mio mondo sarà la tua casa. Beh, significa che mi ha creduto il computer. Mamma mia, no, mi ha trovato così. Quindi effettivamente non è cambiato nulla, mi stai prendendo in giro praticamente. Non c'è nessun finale buono qui, a differenza di altri Sonic che conosco. Sai che c'è, manco provo a combatterti, mi sembra che sto qui, sulla difensiva. Oh, magari funziona, Adesso, magari con Dottor Eggman scendevamo le scale, saliamo le scale. A meno che Sonic non mi dice non ce la fa perché figa è a forma di palla. Riceverai uno di quegli allenamenti speciali. Guarda, sali. Non ce la fa. Ah, perché gli scalini diventano degli scivoli. Che bastardata. Oh, oh, ragazzi. Non si imbroglia, ma non mi immaginavo, non pensavo. No, inizio da capo, ma che maledetto, povero Eggman. Oh, ma che ca... Ma è comparso a caso, mi ero fermato di proposito per vedere se è successo qualcosa. No, niente, Sonic rovina ogni piano. Quindi suppongo che in questa versione di Sonic.exe, dove ce ne sono 1000, non ci sia nessun finale buono. Sembra che al mio computer non sia successo nulla di troppo brutto. Sentite, non apro più il gioco, lo metto qui sopra. Ci guardiamo Isabel durante la fine del video. E quindi, io spero che questo video di Sonic.exe vi sia piaciuto. Posso dire di averlo provato sul canale. Sto pian piano completando lo starter kit di youtuber del 2013. Mi manca ancora qualche gioco e sarò come loro. E noi ci vedremo un prossimo video dove, magari perderò effettivamente il computer. Se non vedete più video è perché Sonic è riuscito a far casino. E quindi, ciao ragazzi.